Pace del Signore, fratelli e sorelle, voglio condividervi una mia meditazione dal Salmo 32, a cui ho messo come titolo Felicità del peccatore perdonato. Gloria a Dio. Ascoltate la lettura del Salmo. Salmo di Davide, Cantico. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per il ruggire che io facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me. Il mio succo vitale si era mutato come per arsura d'estate. Io ti ho dichiarato il mio peccato. Non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo che puoi essere trovato. Quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai dalla distretta, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno avrà la sua grazia che lo circonderà. Rallegratevi nell'Eterno e fate festa, o giusti. Giubilate voi tutti che siete diritti di cuore. Amen. Gloria a Dio. In questo salmo Davide esprime tutta la sua gioia e tutta la sua felicità per essere stato perdonato dal Signore dai suoi peccati. Egli si sentiva beato perché quei peccati che così tanto gli pesavano giorno e notte nella sua coscienza non gravavano più nella sua anima, sul suo cuore e sul suo corpo, perché erano stati cancellati, gloria a Dio, erano stati cancellati, rimossi, e per Dio, è vero, non contavano più nulla. Questo perché Davide li aveva portati alla luce, non li aveva più tenuti nascosti, coperti, ma li aveva confessati a Dio. Gloria a Dio. Dio, è scritto in Isaia, che egli è largo, è vero, nel perdonare e non delude. Egli è fedele alla sua parola e ci dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità. Gloria a Dio. Quando noi portiamo alla luce i nostri peccati, li confessiamo al Signore, ecco che in questa maniera noi non camminiamo nelle tenebre, ma come dice l'Apostolo Giovanni, noi camminiamo nella luce come egli, Dio, è nella luce. E allora dice la parola di Dio che noi abbiamo comunione gli uni con gli altri nella Chiesa, è vero. E il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Gloria al Signore. Quindi Dio, è vero, ci perdona sempre, ogni qualvolta ci ravvediamo dal nostro peccato commesso. Ma è vero,
Lui vuole però che cresciamo, è vero, spiritualmente, e impariamo dagli errori. Come dice un detto, sbagliando si impara. Quindi il Signore vuole che noi impariamo dai nostri errori, perché non li facciamo più. Ed ecco perché nel verso 9 del Salmo ci dice: non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Dio ci ha creati con un intelletto, una mente che ragiona, che può comprendere ciò che è bene e ciò che è male per la nostra vita. Il cavallo, il mulo, invece, perché ti ubbidiscano, hanno bisogno del morso e della briglia, in modo che quando questi aggeggi vengono usati attraverso le redini, l'animale capisce ciò che gli viene ordinato di fare. Ma Dio, con noi esseri umani, creati a sua immagine e sua somiglianza, è vero, non vuole trattarci come animali che non capiscono. Egli ci ha creati per avere con Lui un rapporto personale, perché facciamo la Sua volontà, non perché forzati da una mano pesante, ma perché ascoltando la Sua voce, per amore gli ubbidiamo. Gloria a Dio. Molte volte invece, per farsi capire da noi, Dio deve usare, è vero, le maniere forti. Ciò è per colpa nostra, che siamo diventati duri di orecchi. Che Dio abbia pietà di noi. Amen. Preghiamo perché le nostre orecchie spirituali siano sempre tesi verso di Lui, pendendo sempre dalle sue labbra, essendo così veramente suoi discepoli, come ci dice Isaia 50 al verso 4. I quali, è vero, i discepoli, ogni mattina hanno il loro orecchio aperto per ascoltare la sua voce e fare la sua volontà. Amen. Gloria a Dio. Che il Signore ci benedica.